Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Che cosa prevede il piano casa annunciato dal Ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini e quali tipi di interventi, di irregolarità sarà eventualmente possibile sanare e con quali tempi? Tra poco cercheremo di capirlo, e dico tra poco perché in questa primissima parte del nostro programma vogliamo riportare l'attenzione su un tema, su un fenomeno che ci interpella, che ci coinvolge e ci sconvolge perché non accenna a diminuire. Sto parlando della violenza contro le donne, lo facciamo anche alla luce di più recenti casi di cronaca. Proprio qualche giorno fa è stato ritrovato il corpo senza vita di una ragazza francese originaria della provincia di Lione di 22 anni, Oriane Nathalie Lesne, che è stata abbandonata all'interno di una chiesa diroccata sulle montagne della Val d'Aosta. Un delitto terribile, come terribile è stata anche l'uccisione di Giulia Tramontano, che aspettava un bambino, era al settimo mese di gravidanza. Proprio ieri, durante l'udienza del processo in cui è imputato il compagno Alessandro Impagnatiello, sono emersi altri elementi che davvero fanno tremare i polsi. Allora, apriamo questa riflessione con i nostri ospiti. Do il benvenuto qui in studio al dottor Marco Martino, primo dirigente del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. Dottor Martino, è un piacere riaverla, Siamo Noi. Buonasera. E bentornata anche alla criminologa Flaminia Bolzan. Flaminia, bentornata. Buon pomeriggio agli ospiti in studio e agli altri telespettatori. Allora, Flaminia, io voglio proprio ripartire dal processo per l'omicidio di Giulia Tramontano, perché veramente ci ha sconvolto e continua a sconvolgerci la freddezza manifestata da Impagnatiello, compagno della Tramontano, la sua premeditazione, le ricerche che aveva fatto su internet, i tentativi di avvelenamento della compagna che portava in grembo il figlio, il settimo mese di gravidanza, dicevo, addirittura è stato capace di mettere in piedi una festa per il nascituro. Ecco, terribile tutto questo, Flaminia. Ma ecco, Gabriella, rispetto alla vicenda di Giulia Tramontano e in particolare rispetto alla persona di Alessandro Impagnatiello, quello che sicuramente colpisce moltissimo è proprio la lucidità, la freddezza e anche la meticolosità con la quale questo ragazzo aveva iniziato a documentarsi per poi poter portare a termine quello che è stato il suo proposito criminoso. Nel caso specifico, quello che emerge in maniera preponderante era il vissuto di questo ragazzo rispetto alla possibilità della nascita di questo figlio, che avrebbe rappresentato probabilmente un ostacolo poi per la prosecuzione e la continuazione delle sue attività e in generale dei suoi desiderata. E in questo senso, che cosa succede? Che cosa si è innestato in questa mente, così come avviene purtroppo drammaticamente in tantissimi altri casi? La volontà di eliminare proprio quello che viene visto come un ostacolo, senza tener conto dell'alterità della persona e in alcun modo anche del legame affettivo con Giulia. Senti, Flaminia, poco fa sui nostri schermi abbiamo visto il titolo del giornale che fa riferimento all'udienza di ieri, perché ieri è stato fatto ascoltare in aula, con grande turbamento anche della madre di Giulia, un audio con cui a maggio scorso Giulia confidava ad un'amica che ormai, dopo quello che aveva appreso, non si fidava più di Impagnatiello, e ciò nonostante è successo quello che è successo. Ecco, questo purtroppo è un altro grande tema ed è anche un qualcosa che dobbiamo cercare di far passare come messaggio per tutte le donne che si trovano a vivere, diciamo, delle problematiche sul piano relazionale. Nel momento in cui vengono alla luce quelli che possono essere definiti dei veri e propri campanelli d'allarme, quindi non semplicemente la sfiducia in una relazione nel momento in cui si viene a conoscenza di determinati comportamenti, ma in generale la presenza di alcuni segnali che possono essere magari dei comportamenti squalificanti, piuttosto che la tendenza all'isolamento, alla gelosia morbosa o altro, bisogna sicuramente attingere a tutte quelle che sono le risorse individuali e possibilmente anche appoggiarsi a quelle che sono le reti di supporto. Sappiamo che Giulia aveva una famiglia d'origine molto unita e sicuramente molto supportiva.
e appunto trovare la forza per andare via da quello che è un contesto che può di fatto rappresentare un pericolo concreto e che molto spesso poi porta ad epilogi tragici. Vorrei coinvolgere Flaminia e anche il dottor Martino, perché noi abbiamo fatto accennato in apertura anche la terribile uccisione della giovane ragazza francese, è stata assicurata la giustizia Sohaib Tema, un ragazzo di 21 anni nato a Fermo nelle Marche, originario dell'Egitto, che peraltro aveva avuto una relazione con questa ragazza. I rapporti della coppia però non si erano interrotti, ahimè, e c'era persino un divieto di avvicinamento. Allora io le chiedo, visto che la Polizia di Stato svolge un egregio lavoro anche di sensibilizzazione, non solo di pronto intervento, insomma quei campanelli d'allarme, perché lo dico anche da madre con preoccupazione crescente, insomma non vanno sottovalutati? Assolutamente e no. Poi addirittura quel ragazzo era già indagato per maltrattamenti. Certamente, senza entrare nel caso specifico sul cui sono ancora a corso delle indagini, certamente non vanno sottovalutati i campanelli d'allarme. Non vanno sottovalutati perché devono essere coinvolti appunto gli attori che possono risolvere ed evitare tragedie del genere, ma nel momento appunto preliminare, nel momento appunto in cui il campanello compare. Perché spesso sappiamo che i tempi sono brevissimi nella consumazione di alcune di queste tragedie, quindi intervenire con diversi strumenti che il legislatore ci ha messo a disposizione e che ha recentemente innovato, proprio per consentire alla Polizia di Stato, alla famiglia, di essere vicina alla vittima e giungere nel momento prima. Ecco, dottor Martino, nel caso della ragazza francese siamo oltre campanelli d'allarme perché c'era un divieto di avvicinamento, ma proprio concretamente, sulla base anche della vostra esperienza, dovendo rivolgersi anche alle nostre figlie, alle nostre nipoti, quali sono i campanelli d'allarme, diciamo, da nessuna tenere in forma, considerazione? Nessuna forma di violenza deve essere tollerata, anche la violenza verbale, non soltanto la violenza fisica, deve essere già un campanello d'allarme molto avanzato, perché una coppia non può essere intossicata da momenti di violenza che possono trasformarsi rapidamente poi in qualcosa di irreparabile. Esistono strumenti al di là della denuncia penale, anche strumenti amministrativi come l'ammonimento del questore, che possono essere utilizzati proprio in un momento preliminare per fare in modo che la vittima possa essere nelle condizioni di frenare tutti i momenti di violenza, tutti i momenti di persecuzione che può subire prima che diventino azioni penali, prima ancora che diventino tragedie. Ci sono anche situazioni da evitare quando la coppia si separa per volontà della donna e l'uomo questa decisione non vuole accettarla, il famoso ultimo appuntamento. Non deve essere mai accolto, ovviamente, l'ultimo appuntamento e gli strumenti, anche in questo caso, se non le forze di polizia, che non possono ovviamente essere presenti ovunque e dovunque, ma supportati dalla famiglia, da amici, e poi comunque a un segnale di violenza dare subito avviso per fare in modo che alcune tragedie non possano ripetersi mai più. Ecco Flaminia, perché c'è un grandissimo lavoro, ci abbiamo speso intere puntate e lo faremo ancora, da fare di rivoluzione culturale che riguarda gli uomini e non solo, ma c'è anche un lavoro che dobbiamo fare su noi stesse, cioè con consapevolezza guardare bene negli occhi situazioni che sono a rischio, mettendo da parte latenti sensi di colpa, finti alibi, quelle situazioni di rischio sono dei campanelli d'allarme da tenere nella massima considerazione. Assolutamente sì, sottoscrivo pienamente le tue parole, nel senso che riprendendo anche quanto molto correttamente ho ascoltato dallo studio, che cosa succede? Spesso alla richiesta di ultimo appuntamento, che non ci dimentichiamo è sostanzialmente una forma per avere ancora il controllo quando si sente di averlo perso, perché nel momento in cui c'è stata una richiesta specifica, una volontà da parte di una donna di separarsi, di allontanarsi, comunque di mettere fine ad una relazione, diventa sterile, quantomeno insomma diciamo potremmo definirlo infruttuoso Questo ultimo appuntamento. Però spesso è proprio nelle donne che scatta appunto un meccanismo per cui ci si sente quasi responsabili, quasi in dovere comunque di accogliere questo tipo di richiesta. In realtà laddove ci sono stati dei segnali di prepotenza, di prevaricazione, non vi è alcuna necessità di accondiscendere ad una richiesta in questo senso, sicuramente perché è pericolosa, ma prima avevamo parlato proprio di attingere alle proprie risorse, nel senso di poter fare un grande lavoro su se stesse, arrivando ad amarsi e a rispettarsi talmente tanto da far sì che nessuno possa arrogarsi il diritto o comunque la pretesa di poterci maltrattare in alcun modo. Veramente, meglio di così non la potevi dire, e vale per le nostre amiche, per le nostre figlie, per le nostre nipoti, per noi. Siamo in conclusione, dottor Martino.
Però oggi è un giorno importante perché, insomma, proprio quest'anno si celebra un anniversario particolarmente significativo per voi. È una celebrazione che comprende, abbraccia diverse giornate. Che cosa festeggiamo per la Polizia di Stato? L'anniversario della Polizia di Stato, siamo al 172° anniversario della Polizia di Stato, in diverse città italiane, anche a Roma, ci sono diversi momenti in cui la Polizia di Stato incontra i cittadini Che per anniversario è? l'anniversario appunto della fondazione della Polizia di Stato, 172 anni. 172 anni, e in piazza possiamo trovare appartenenti alla Polizia di Stato che incontrano la cittadinanza mostrando quali sono le nostre specialità, quali sono i nostri particolari esempi di efficienza. E per esempio a Roma possiamo trovare i mezzi della polizia stradale, un elicottero addirittura, e anche altri strumenti per consigliare le persone, per esempio per evitare delle truffe online, oppure per consigliarli sui migliori argomenti che sono attuali tutti i giorni. Grazie, dottor Martino, che tra l'altro mi diceva che ci sono tantissime richieste di ragazzi che vogliono far parte della Polizia di Stato. Io faccio tappa dal nostro Simone Lombardo. Allora, intanto auguri per questo giorno così importante. Ne approfitto, Gabriella, per leggere anche un messaggio che ci è arrivato. In realtà sono diversi, però leggo quello di Rita. Il femminicidio deve interrogarci come società. Si fanno manifestazioni quando le vittime sono giovani e italiane. Passano invece nel silenzio i femminicidi di donne straniere, avanti con l'età, come la donna cinese di 37 anni, trovata morta a Roma, nel marzo scorso. Il femminicidio ci riguarda tutti. Ecco, ne approfitto anche, per condividere appunto il nostro numero WhatsApp, che è attivo, 348 30 70 345. Poi ci sono i nostri social, la mail di redazione, insomma aspettiamo tutti i vostri messaggi. Grazie Simone. Allora, ancora auguri alla Polizia di Stato per i suoi 172 anni, dottor Martino, con grande riconoscenza per il vostro lavoro quotidiano. Grazie della sua presenza qui, grazie a Grazie a voi. Flaminia Bolzan che ci hanno accompagnato in questa prima parte di riflessione. Andiamo in pubblicità, poi tra pochissimo ci troviamo in studio, cercheremo di capire che cosa prevede il piano casa e quali interventi non proprio a norma all'interno delle nostre case consentirebbe di sanare. Allora, a tra pochissimo. Eccoci rientrati in studio. Siamo noi. Il ministro per le infrastrutture Salvini ha detto che il nuovo piano casa, che tuttavia deve ancora vedere la luce, produrrà semplificazione, avrà un effetto anche sugli affitti abbassandoli e sbloccherà in qualche modo il mercato. Allora noi tra poco cercheremo di capire qualcosa di più di quello che trapela, però abbiamo voluto subito interrogarci su cosa ne pensano i nostri concittadini, quanto gradite sono quelle novità che in parte sono già state condivise sui mezzi di informazione, e il nostro Rosario Sarbella è andato a chiederlo in giro. Dicono sempre che non lo fanno più, che non si deve fare, e invece ogni volta c'è questo condono edilizio e qui ha fatto delle cose che non doveva fare, la passa sempre liscia. Dipende dalle situazioni, è chiaro che se c'è un condono di una situazione che non va a intaccare, non so, l'estetica, il proprio vicino, ed è, riguarda solo il tuo appartamento, ci può anche stare, c'è condono e condono. Non si è fatto in posti dove in realtà poi non andrebbe fatto, quindi dove possono esserci smottamenti, dove passa un fiume. Assolutamente favorevole a questa forma di iniziativa. Perché Perché? secondo me è a beneficio dell'economia e delle famiglie interamente intese. Lei ad esempio ha qualcosa da sanare? No, già tutto sanato per fortuna. No, sì, ci sono stati tanti condoni negli anni, quindi chi ha potuto sicuramente li ha sfruttati. Io non sono favorevole. Non sono favorevole perché sono utilizzati principalmente per far cassa, prendere voti e risolvere delle situazioni o dei favori fatti precedentemente. Io non so per Salvini, però qui stiamo a fare politica su questo problema, perché lui dice di no, che non è un condono. Ben venga, perché tra l'altro permette anche al comune di incassare. Diciamo è un win-win, sono tutti più felici, è felice il proprietario, è felice il comune. Io non sono aggiornato su quello che ha detto il ministro Salvini, ma dipende da cosa si intende per piccoli interventi. Nel senso, se è la,
la classica veranda chiusa del terrazzino può anche essere una scappatoia comoda, ma anche inutile, perché non credo che nessuno vada a contestare quell'intervento lì. L'abusivismo si risolve col condono, cosa che non è giusta. Ci sono dei locali che magari prima erano lavanderie, poi sono diventati appartamenti, con un solo condono, cioè avendo condonato tutto solamente con i soldi. Però anche lì ci sono diverse tipologie di abusi, ci sono abusi che poi diciamo vanno a finire nel penale perché per esempio hanno apportato un aumento di cubatura. Ho comprato una casa, poi ne ho comprato un'altra, però non è che mi sono serviti i condoni perché non ho fatto niente di strano. Penso che sia solo un modo di fare cassa per lo Stato. Lo affrontiamo anche noi questo discorso e commentiamo anche il servizio appena visto con i nostri ospiti. Ben arrivato a Giorgio Spaziani Testa, presidente Confedilizia, benvenuto. Grazie, buonasera. E ben arrivata Laura Biffi dell'Ufficio Ambiente e Legalità Lega Ambiente. Ciao Laura. Allora, l'audio non l'abbiamo sentito, abbiamo intuito la risposta. Ah, eccolo, eccolo, mi perfetto. Allora, tutto funziona, perfetto. Siamo rassicurati, Laura. Allora, presidente Testa, ha sentito i commenti di alcuni dei concittadini intervistati. Posso chiederle, per quel che trapela, per quel che si sa, a naso, il pacchetto di misure contemplato nel piano casa, quanti cittadini potrebbe interessare? Dunque, quanta parte del patrimonio immobiliare italiano? Ma intanto diciamo che non si tratta solo di un annuncio, perché giovedì scorso il ministro Salvini e soprattutto il suo capo ufficio legislativo hanno a noi di Confedilizia e diverse altre associazioni spiegato i contorni generali di questa misura. Con molti ordini professionali, degli architetti, degli ingegneri, sì, sono tutti presenti. Dopodiché naturalmente occorrerà vedere il testo. Se sarà come annunciato, cioè la regolarizzazione di piccole, lievi difformità interne, dobbiamo attenerci a quello che ci viene spiegato, illustrato, poi se sarà altro lo commenteremo. Se sarà quello interesserà tanti, gli ingegneri parlano addirittura 80% delle case, a me sembra un po' troppo, ma tanti casi di immobili, soprattutto abitazioni, che hanno un problema spesso al momento in cui vengono compravenduti, cioè se ci si vive si blocca, non succede diciamo, nulla, ma al momento della compravendita c'è un problema di regolarizzazione che o tarda o addirittura impedisce l'acquisto. Quindi se è nei termini descritti e riguarda, ricordiamolo, l'annuncio è relativo a difformità interne alle abitazioni, quindi nulla che riguardi il suolo, eccetera, nulla da dire. Questa precisazione, immagino, Laura Biffi, sia anche insomma a vostro beneficio, perché più che di sanatoria, ci sta lasciando intendere il presidente Testa, si tratterebbe di una serie di disposizioni per sanare o regolarizzare piccole difformità interne. Tuttavia voi siete preoccupati, e non poco mi sembra. Certo, noi siamo preoccupati intanto perché, come molti, tutti gli addetti ai lavori sanno, le piccole difformità interne, così come definite, sono già sanabili. La legge già prevede che siano sanabili, quindi il testo unico dell'edilizia ha ben 3 articoli che specificano che piccole difformità interne alle abitazioni possono essere facilmente sanabili con una autodenuncia e con una piccola sanzione davvero irrisoria. Siamo preoccupati che invece ci sia qualcosa di più. Purtroppo noi non abbiamo avuto la possibilità di confrontarci col ministro e quindi attendiamo un testo, possibilmente più in bozza, definitivo. Vediamo che cosa arriverà. Siamo davvero in difficoltà a parlare di qualcosa che non c'è, nel senso che non è stato ancora reso pubblico, e temiamo invece che nasconda qualcosa di più di quello che gli annunci. Lo attendiamo tutti, Spaziani Testa. Io capisco l'apprensione anche di Laura Biffi, perché insomma Legambiente da tempo proprio è in prima linea nel denunciare quello che è un vizio italico, quello dell'abusivismo edilizio, del cemento selvaggio. Posso chiederle perché questa volta, perché di condoni ce ne sono stati tanti nel nostro paese, le cose dovrebbero andare diversamente?
Io mi attengo a quello che un ministero, non un ministro, ci spiega, ci annuncia. Però davanti... un'opinione anche lei ce l'avrà in base al passato, no? Beh, il passato riguarda fino a un certo punto. Se verrà fatto quello che si dice, io credo che ci sia la necessità. Non tutto è aggiustabile, non tutto è sanabile, e ci sono tante compravendite che sono in difficoltà per via di ragioni spesse volte formali. Dopodiché io mi comincerei a chiedere anche... se ci sia la necessità anche di entrare nei dettagli da parte dello Stato di ciò che uno all'interno, una persona all'interno del proprio appartamento debba fare, perché tornando alle domande e alle risposte dei cittadini, zone, insomma, si parlava di zone a rischio, non c'entra nulla se è quello, cioè dentro una casa, se c'è stata una difformità, una intanto diciamo divergenza fra il progetto iniziale e la realizzazione, e la planimetria poi della... o invece successivamente in fase di compravendita si scopre che non c'è, insomma, identità, certo, fra quello che appare e quello che è, e non tutto è sanabile o comunque aggiustabile con gli strumenti attuali, questo non mi trova, cioè non vedo quale problema dovrebbe esserci. Se arriverà un testo completamente diverso, saremo i primi insieme alle campiente per una volta. Il testo, insomma, su questo siamo tutti d'accordo. A dire il testo che non lo va. Vogliamo leggere tutti e avere in mano. Andiamo un momento brevemente in pubblicità per capire sempre da quello che trapela quali saranno le irregolarità che potrebbero essere sanate. Tra pochissimo proviamo a spiegarlo. Eccoci, siamo di nuovo in studio. Abbiamo detto che ancora non c'è un testo dell'annunciato piano casa che dovrebbe arrivare probabilmente sotto forma di decreto legge, ma per quel che è trapelato già sui mezzi di informazione dovrebbe contenere anche un cosiddetto mini condono, cioè la possibilità di sanare delle difformità, delle irregolarità interne alle abitazioni. E comunque è sempre necessario un bel po' di attenzione, il testo vogliamo tutti leggerlo. Molti di voi, insomma, quando si tratta di fare migliorie e ristrutturazioni, l'attenzione è fondamentale, ricorderanno quello che è accaduto alcuni anni fa, era il 2016, sul Lungotevere Flaminio, un intero edificio che è crollato. Matteo Forino è andato a incontrarne l'amministratore. Vediamo. La notte del 22 gennaio 2016 sono stato chiamato dai condomini, dai vigili del fuoco, preannunciandomi l'eventuale crollo dello stabile, perché la signora dell'ultimo piano sentiva degli scricchioli verso le 4 e il palazzo è crollato. È accaduto perché hanno fatto dei lavori al quinto piano, non seguiti forse nella maniera più idonea. Qui siamo al sesto piano, questo è l'appartamento immediatamente sopra a quello dove stavano facendo i lavori. In questo appartamento considerate che c'era un terrazzo con parecchi vasi, quindi c'era un certo peso, e facendo i lavori sotto hanno tolto i tramezzi di tutto l'appartamento, stiamo parlando quasi 180 metri quadri, hanno lasciato i pilastri, ma togliendo i tramezzi che collaboravano con la struttura, perché questo è un palazzo costruito nel 1936, e chiaramente hanno causato questo collasso e questo crollo. Questo appartamento è andato completamente al quinto piano e i due appartamenti sovrastanti. Quindi qua, dopo il crollo, non c'era più nulla. Se fossero stati un pochino più attenti, intanto la prima cosa va comunicata all'amministratore, tutta la documentazione, tutti i lavori che si intendono fare, in modo da avere dall'amministratore, che conosce lo stabile, le maggiori informazioni possibili per poter fare i lavori in un appartamento. E poi bisogna essere, intanto, non pensare di stravolgere completamente gli appartamenti. Andare a fare un open space in uno stabile del 1930 diventa un pochino difficile. Si potrebbe anche fare, ma ci sono dei tipi di accortezze maggiori. No, dal presidente Confedilizia Spaziani Testa, perché naturalmente noi abbiamo scelto un caso estremo, un caso limite, però è stato ricordato, va detto che quel signore poi nella ristrutturazione ha buttato giù tutti i muri interni. Ora è vero che ci sono degli adempimenti, ci sono degli obblighi molto ben precisati, sappiamo però tutti che troppo spesso ci sono persone che agiscono in autonomia e che quegli obblighi li aggirano, Spaziani Testa.
Gli obblighi possono essere aggirati dai proprietari, dalle ditte che si occupano dell'intervento soprattutto e da tutti coloro che collaborano in un'attività che evidentemente fanno in violazione insomma, delle regole. Qui il discorso è diverso perché stiamo parlando, sempre dicendo che verificheremo il testo, di aggiustare dal punto di vista formale più che altro situazioni che esistono e che quindi hanno bisogno di essere diciamo, legittimate per via di questioni che si pongono al momento soprattutto della compravendita. Se parliamo di situazioni palesemente irregolari e pericolose, figuriamoci. Ci può dare, Presidente, l'ho interrotta, magari ultima. No, volevo dire solo una cosa velocemente. Si prevede, fra l'altro, ci è stato detto, che in qualche caso si potrebbe imporre di fare degli interventi ai fini della sicurezza restaurativi, come condizione per avere, quindi diciamo, in qualche la modo possibilità restaurativi. Di sanare. Anche qui vediamo il testo. Ecco, dobbiamo vederlo, però posso chiederle quali sarebbero gli interventi, per esempio, possibili da quel che trapela, perché lei ha detto interventi, la sanatoria di interventi che già sono stati realizzati. Ci fa qualche esempio per capire proprio l'ordine di importanza nelle nostre case di questi realizzati magari 60 anni fa, perché sì, ricordiamoci certo. Che possiamo parlare anche di quello, 60 o 70. Parliamo di esempi che si possono fare, sono stati fatti anche giornalisticamente, che non ci sono stati fatti dal Ministero preciso, quindi anche qui sì. Dobbiamo attendere. Però i casi che vengono più facilmente alla mente sono delle diciamo cambi di impostazione, per esempio di una camera, allargamento di una camera o il restringimento, lo spostamento di una porta, tutte il cose tramezzo, che la, in sé la possono essere finestra. Sia pericolose sia assolutamente non pericolose, questo precisiamolo. Quindi ogni cosa può essere valutata, perché non solo sappiamo il muro portante non deve essere toccato, ma anche altri muri possono essere, come si diceva nel servizio, diciamo tali da collaborare alla tenuta dell'immobile. Quindi difficile dire, ma si tratta di queste cose. Laura Biffi, sembrerebbero, io uso sempre il condizionale, degli interventi minimi, degli interventi burocratici. Poi però c'è sempre l'esperienza che un po' ci ha marchiato come italiani, insomma, del passato, le famose verande che potevano contemplare di tutto. Che ne pensi? Allora, premesso che ci auguriamo di sbagliare, che la nostra diffidenza ci auguriamo sia mal riposta, partiamo da questo presupposto. Dopodiché mi devo intanto congratulare con i vostri autori, perché mi avete quasi tolto le parole di bocca, nel senso che con il servizio che avete mandato in onda adesso avete dimostrato, con il caso forse più recente, più eclatante, ma guardi, ce ne sono parecchi in giro, come anche l'intervento dentro le mura domestiche all'interno di un appartamento in condominio può essere un intervento pericoloso e quindi in qualche modo non giustificabile, non condonabile e da non farsi. Se parliamo di piccoli abusi formali se parliamo di abusi formali, per esempio, ho fatto un intervento edilizio che mi avrebbero consentito di fare se l'avessi denunciato e pagato quanto dovuto, ma non l'ho formalizzato, bene, questo abuso io lo posso sanare ex post. Idem per i piccoli abusi, la legge vigente oggi già lo prevede. Ma quindi, forse qua, scusami, faccio l'avvocato del diavolo, Laura. Laura, forse qua magari si tratta di snellire le procedure per farlo, dovremmo leggerlo, insomma, questo testo. Ecco, però faccio già presente che a pochi giorni dagli annunci, perché noi su quello ci possiamo basare, del ministro Salvini che parlava di pace edilizia e intimava a tutti, non chiamatelo condono, non chiamatelo sanatoria, già oggi tutti parliamo di condono e sanatoria, compresi gli intervistati su strada del vostro primo servizio. Quindi speriamo di sbagliarci tutti. Il dubbio però, è anche il termine, l'espressione pace edilizia suscita in noi qualche timore. Grazie, vorrei, Laura. Vorrei che fossimo d'accordo sul fatto che gli abusi formali e i piccoli abusi sono già sanabili con la legge attualmente in vigore. Allora, fatemi verificare che consapevolezza ne hanno i nostri telespettatori e le nostre telespettatrici e che cosa ci segnalano e ci affidano. Abbiamo sentito i passanti, sentiamo i telespettatori. Ne seleziono due perché sono tanti. Angela ci dice, io sono favorevole, è sempre così, quando le cose si fanno vengono contestate e ci si lamenta quando le cose non si fanno. Concordo con il vostro ospite in studio, il passato è passato, secondo me non possiamo sempre avere dei pregiudizi.
giudizi. E poi Franco, io ho molti dubbi al riguardo, sarò sincero, secondo me sarà solo un modo per fare cassa. Più o meno sono divisi in due, diciamo, i nostri Grazie, grazie Simone. Laura, brevemente, perché voglio riconvolgere spazzare in testa e siamo in conclusione. Voi pensate che possa essere utile anche un confronto? Eventualmente sareste disponibili a questo con il Ministero? Assolutamente, sempre disponibili al confronto. Ci mancherebbe altro. Legambiente non si è mai sottratto al confronto e pensa sempre, diciamo, che il confronto sia costruttivo per fare il bene del nostro Paese. Quindi non ci sottrarremo di sicuro. Grazie. Presidente Spaziani Testa, allora noi tutto questo al modo che c'è caratteristico continueremo a seguirlo nel tempo, vedremo quando c'è il testo. A proposito di questo, che tempi vi aspettate in base al famoso incontro che avete avuto? Sì, perché il dubbio nostro è che insomma in prossimità di elezioni, che siano europee o che siano politiche, si tende ad annunciare e poi a fare con un certo scarto temporale. I ministri sono politici, quindi è inutile nascondersi la realtà, però su quello non entriamo più di tanto e diciamo che a noi è stato annunciato un decreto legge, perché poi ci sarà un disegno di legge, quindi più lungo, per la revisione del testo unico dell'edilizia, e si ragiona nell'arco di un mese. Quanto all'espressione, io sarei pace burocratica, se fosse questo forse sarebbe accettato da tutti e forse meglio comprensibile e meno equivocabile. E ancora una volta vedremo il testo. Insomma. Ci preoccupa molto di meno, annuisce anche Laura Biffi, che ringrazio per la sua disponibilità e naturalmente ringrazio il presidente Spaziani Testa, tutti voi che ci seguite. Noi siamo qui dal lunedì al venerdì, vi aspettiamo in studio alle 15.15 e c'è l'app, la vedete sullo schermo, Play 2000, per rivedere integralmente la nostra puntata. Grazie a tutti. Thank you.